Allora, Sinagra, lei ha parlato, come le ha detto, il rotolo ha sentito, parecchie volte ha parlato del rotolo e l'ha indicato come correo in numerosi delitti, anche in omicidi. Ha parlato, ci ha detto che lui spacciava droga. Che c'è, avvocato Fileccia, non sente? Sì. 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 Il microfono. Ecco. Dunque, Presidente, io sono, assieme al professore Campo, difensore di Rotolo. Le volevo dire, Presidente, se diciamo soltanto è stato accusato dal rotolo, e poi per quali delitti può... Io ho detto di numerosi delitti, avvocato. Ma... forse lei non l'ha sentito. Ma io... di solito queste cose si ascrivono ai pentiti, non alle altre persone che fanno parte del processo, il fatto che non si senta. Io ho detto numerosi delitti, ha parlato anche di spaccio di droga, eccetera. Cioè, veda che cosa gli deve contestare. Signor Presidente, io confermo tutto quello che ho detto di rotolo, tutto quello che ci accusa. E cioè? E aggiunge altre cose che ce l'avevo detto, no? E mi sono appuntato qua. E poi ce le dico. C'è che lui, insieme con Senega Vincenzo, si trovano a Piazza Santa Rosa. C'ero pure io là, no? Poi loro sono partiti con la 126. Sono partiti con la 126 e sono andati a Fuori Italico. Fuori Italico, alla calza, no? Dove si va alla calza? C'è un giornalista qua. E allora, siccome il rotolo è specializzato a rubare macchine, no? Cioè, le macchine lui le prende, sai come? C'è un professionista. Cioè, vedete, il proprietario della macchina si allontana, lascia, si dimentica che chiamano un biscotto, no? Della macchina. Lui si mette sopra e se la porta, no? E poi questa macchina servono per fare pure omicidi e altre cose. Cioè, allora che succede? Questo signore Vincenzo, sarebbe il tempista, e lui si trovano insieme. E arrivando a Fuori Italico, c'è questo giornalista qua, no? Vicino alla casa, nella piazza, no? E c'era questa 112, una 112, il proprietario della 112, no? E si trovavano la BMW, sarebbe dietro, insieme con un altro. Il rotolo, vedendo quella macchina con le chiavi, scende dalla macchina, ci dice a tempesta, aspetta qua, dentro la macchina. Casomai poi scende bene a piedi, no? A Santa Rosa, perché era vicino, Fuori Italico, Santa Rosa è vicino, no? Che fa il rotolo? Scende, si mette sopra la macchina, 112, mette in moto e se la porta. Il proprietario, che era dietro, no? Se ne accorge e lo segue. Seguendolo, questo si infila la via Macello con la 112. Mi fa tempo a ripetere tempesta, a Piazza Santa Rosa, c'ero io e se ne cantone. Risponde il tempesta e dice, lo sai che cosa è successo? E certo, che cosa è successo? Dici, con il rotolo, sarebbe questo signore rotolo, no? Ce lo chiamano, ha il soprannome, l'anatriardo. L'anatriardo sarebbe suo padre, no? Perché suo padre è malato, no? L'ana? Anatriardo. Sì, il soprannome lo chiamano l'anatriardo. Risponde un tempista e dice, lo sai cosa è successo? Dice, l'anatriardo. Dice, è scappato, dice, stava prendendo la macchina e è andato alla via Macello, no? Dice, il proprietario l'ha seguito. Dice, andiamoci dietro, guardarsi che nei guai, no? C'è qualche... O se come il rotolo aveva un 38, una pistola sopra, come se andava da via Macello, il proprietario della macchina con Nati insieme col BMW lo seguivano, no? Molla la macchina, e prende la pistola e le punta con la pistola. E scappa verso, che lì ci sono tutti montarossi di terra, no? Scappa verso di là e poi più avanti c'è una strada, passando questa strada, no? Che si chiama la strada nuova, no? Passando questa strada c'è una specie di impoto, no? Dove corrono i cavalli, no? Cioè allora mentre lui correva lì si trovava una battaglia dei carabinieri, come mi ha detto Tempesta, no? Una battaglia dei carabinieri, e hanno visto questo che correva con la pistola in mano. Come hanno visto questo con la pistola in mano? Che succede? I carabinieri ci vanno dietro, questo butta la pistola e la resa, no? Insomma, ci fanno il processo a lui, no? E ce ne uscivo, non so se ne uscivo la battaglia popolare che ha contestato, insomma, è uscito, no? E uscì. Poi ce n'è un altro, no? Lei che cosa ha da dire di questa accusa? Questo è un fatto nuovo comunque. Io l'avevo invitato a parlare dei fatti di cui già ha parlato a dibattimento. Lei ha subito un procedimento per un fatto del genere? No, per un fatto del genere. Ho subito un procedimento per porto abusivo d'armi. Ma quello che ha detto questo signore è tutto inventato.
questa tutto macchina, quello che questa cosa. Tutta per età. Signor Presidente, scusa, quando parlo io... Una alla volta. Io ho fatto parlare... Sì, altrimenti poi si sovrappongono le voci e non si sente. Io sono stato davvero sottoposto a un procedimento penale per porto abusivo e detenzione d'armi. Anno, se lei mi permette, io lo dirò più avanti perché può essere utile per la verità. Sì. Mi scusi. Questo solo, ma quella storia, macchine, cose. Questo della pistola. Che lei ha buttato la pistola? No, che ho buttato la pistola. A me mi hanno imputato questo fatto, e che io là mi trovavo per i fatti miei. E come è finito? Hanno ritenuto opportuno dire che la pistola era mia, ma la pistola non era mia. Io ero là per i fatti miei, la pistola l'hanno trovata per i fatti ma lei è suoi, stato... e poi hanno fatto fare fidanzato a me con la pistola. Ed è stato assolto o condannato? Come? È stato assolto o condannato? No, condannato. Sono stato condannato perché c'era un carabiniere che ha testimoniato. Allora, e i fatti invece come si sono svolti? Come? Diversamente da come dice il Sinagra? No, io ero là per i fatti miei. Là, in questo posto, Viale dei Picciotti. Viale dei Picciotti. Era un Viale dei Picciotti, per i fatti miei, a 100 metri da casa mia. 100 metri da casa mia, potete anche constatare. Viale dei Picciotti, 100 metri da via Ponte di Mare, dove abito io, a 139. E ho subito un processo. Ora, questa storia mi sembra un racconto di favole... Comunque, andiamo ai fatti che sono in questo processo. Ora, permette se ci posso fare una domanda, signore. È assurdo dire la verità, perché neanche a coscienza, perciò è assurdo continuare a dirle di dire la verità a voi. Mi sembra superfluo qui. Ma... mi vuole spiegare perché lo dovevo uccidere? Che io sono stato qua in questi giorni, l'ho sentito parlare. Il perché io lo dovevo uccidere, glielo vuole chiedere. Roa. Vedi, cioè, vedi che tu, no? Tu. Aspetta una risposta. Cioè, tu, Tempiesa, e Antonio, no? Tutti e tre. Eravamo d'accordo, me lo volevo fare a me, me lo volevo fare a pelle. Perché? Perché avevo fatto di Vincenzo Caruso, era Macaloso, hai capito? Cioè, come a me però, eh? È successo pure, ho fatto di Papariato, sarebbe Roberto Maurizio, quel ragazzo, quella tua cugina appunto, io lo stavo dicendo, Presidente, lo stavo dicendo, tua cugina, lo stavo dicendo, tua cugina. Aspetta un attimo. Io parlo, sarebbe pure giusto sì. Sentire la mia voce. Ma per ora mi pare che... Tengo a precisare che la persona che lui indica sì, aspetta un attimo, questi microfoni li vogliamo controllare, dalla cabina di registrazione venga un tecnico. No, perché poco fa pare che veramente si... Sì. Pensavo che era fatto apposta questo fatto di interrompere. Sì. Ah, perché hanno staccato il microfono. Ma comunque, vabbè, l'importante... Sì. No, è meglio che restino tutti e due attivati. Sì. Certo, anche pubblico ministero, difensore. Il difensore sarebbe avvocato Fileccia. E Campo. Grazie, professore Campo. Sì. Allora, ora che i microfoni sono, potete continuare. Io Presidente, io tutto quello che ho detto l'ho detto. Cioè, lui, ci ho visto come stanno i fatti. Lui è un ci deve dire la verità. No, come stanno i fatti? La verità deve dire. La verità, sto dicendo la verità. Io sto dicendo. E c'è chi ancora ti consuma, devi dire la verità, perché sei un bugiardo. Io ora un bugiardo ti dimostro come sei bugiardo. Dimmi come sono bugiardo. Sì, ora io ti dimostro come sei bugiardo. Dai, hai fatto la penale. Dimmi che ha fatto pure, signor Presidente. Perché io ti dovevo uccidere? Per farci vedere la verità. No, una, perché ovviamente... Cioè, ci posso vedere che cosa ha fatto questa persona, no? Cioè, ha studiato in modo, no, per rapinare, sarebbe questo. Cognato del suo cognato. Cioè, cognato del suo cognato, Giuseppe La Malfa, che quella era una brava persona, un commerciante, no? Che lavorava, ha fatto cose di scatolami, acciughe. Giuseppe La Malfa. Giuseppe La Malfa, sì. L'ho dichiarato questo fatto, solo che mi veniva in mente, capito? Cioè, questa persona, siccome è un cacciatore, aveva due fucili, non so se sono calabro, 12 avevo parato calabro. Lui, sapete che ha fatto? Sapendo che, tramite suo cognato, sapendo che in casa aveva questo fucile, no? Piglio e ha parlato con noi. Parlando con noi, Tito Impresa ci ha detto, parla con Angelo Piamonte così, vediamo. Perché a noi ci servivano questo fucile, no? Hai studiato tutto. Dice, va bene, dice, loro dice di domenica escono. Andavano da qualche parente, qualche anno, non lo so.
insomma, uscivano di domenica. Come sono uscite queste? Lui è andato a base, cioè, c'era pure lui là. Dice, tu, e se ne cantoni, salite, di dietro, no? Sento dire, sopra il tetto c'è una specie di cupola, c'è una cosa che si scende, si scende sotto casa, dentro era, casa. Che, era chiesa, era con questa... Sapete? Nel frattempo che è successo? È successo che io e questo Senega Antonio siamo saliti sopra, lui e Senega Vincenzo aspettavano giù, detto dentista. Mentre che aspettavano giù, facevano pure un giro se vedevano se veniva questo Giuseppe Lamarra. Se ne è entrato dentro e i fucili non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato solo una cinquantina di ore, cioè 50 milioni di ore, no? Una cinquantina, io dico una cinquantina, 50 milioni di ore. C'è tutte cose preziose, no? Abbiamo portato a casa di Senega Antonio, in casa di sua sorella, Senega Maria, sopra, no? E cioè, che succede? Li portiamo là. Questo che fa? Dice, allora, dottore, dice, purtroppo, di Giuseppe, dice, i cucina non c'erano, abbiamo visto questo oro e l'abbiamo detto. Dice, va bene, ora, siccome erano, cioè, un chissano buono, no? Pure parenti sognati, via, che questo, che poi c'era Gasparino, no? Gaspare Lamaffa, il figlio di Giuseppe Lamaffa, che ci favoreva a lui il documento, capito? Tessere, cose. E lui camminava con la tessera. E digli come sai il fatto della tessera, come dici tu, diglielo come lo sai. O se no perché me l'hai detto tu? Se non me lo dici tu, ma chi sa c'è stato? Tu lo sai chi te l'ha detto. Comori, tu lo sai chi te l'ha detto mio cugino, perché tu l'hai detto tu. Mio cugino, quale motivo? E tu ti inventi l'amicizia con te, mia. Ma tuo cugino non te lo sai degno di camminare. Ma io qualche rapina, qualche furto, e sei fatto fare a piede. Sinagra, no? Hai fatto ammazzare tu, picciottato, stai zitto, a tuo parabbo. Signor Presidente, sì. Io sono la coscienza. Ma l'essenziale è che voi parlate uno alla volta. Sì. Più distante dal microfono. Se poi parla distante dice che non ti capisce perché parla da distante. Questi microfoni sono veramente. No, avvocato, questo è un confronto. E lei sa benissimo che non ci sono contestazioni, è un confronto che bisogna registrare quello che gli imputati dicono, imputati o testi che siano, come lei sa benissimo anche che il confronto deve essere avviato dal Presidente e quindi puntualizzando i punti che debbono essere chiariti o che dovrebbero essere chiariti attraverso il confronto, perché lo dice la procedura penale. Sì. Sì, avvocato, ora se lei mi dà il tempo, io stavo riconducendoli sul binario. Dunque, lei stava cercando di dare i motivi per i quali il rotolo le ha chiesto. Sinagra, io mi rivolgo a lei. Il rotolo le ha chiesto per quali motivi, tu mi devi spiegare per quali motivi io ti dovevo fare la pelle, per dire in termini. Come ha detto... E lei stava rispondendo, però forse è bene che completi la risposta. Siccome il ruolo aveva ordine, abbiamo detto che era uomo di fiducia di Filippo Mecchese, no? Cioè, Filippo Mecchese per lui era come si dice, un giocattolo, no? Cioè, perché lui lo comandava, ci diceva, senti, se no è Filippo Mecchese, no? Era la tatante. Allora ci diceva lui, vai alla lavanderia, a tintoria, no? Non appendi i pantaloni, cose. E lui era sempre disponibile per Filippo Mecchese, sempre pronto, no? E correva sempre. Allora, siccome dovevamo morire noi, e ci hanno dato l'incarico a loro, perché loro erano più vicino da noi, vabbè? Cioè, Piazza Sant'Arasa. Ci conoscono bene, perciò fanno fare quello che vogliono loro. Cioè loro per dire a noi, ci possono portare pure una scusa qualsiasi, io dai Enzo, ci vogliamo una camanata, e fe ne va Enzo, capito? E mi fanno scomparire. Questo guarda. Lei che ha da dire, ora può parlare. Come si? Che ha da dire su quello che dice il Sinagra? Che falso, signor Presidente, non è vero tutto quello che dice. Io. A parte tutto dice che faccio il lavandaio, facevo il lavandaio per questo signor Marchese e poi mi dà un incarico di ammazzare a uno, ma non è un pochettino sano questo modo di parlare che c'ha. Dei fatti che sono lavandaio successi... manda a ammazzare a uno, una dei, persona. Dei fatti che sono successi in via, nella casa di via Ponte di Mare. Sì, volevo precisare, siccome sì. Ho degli appunti scritti, no? Ce l'ho qua in tasca, poi casomai ci devo poi ci ricuora. Se no, per la mano può, non lo so, veramente cosa me le vedete trovare. Se no, non me le vedete occhiata. Avete appunti, e allora se le avete tutte e due, prendete in mano gli appunti. Ho cercato di non e questo è il processo degli appunti. D'altra parte, ricordarmi un po', sono degli appunti in alcuni fatti. Che va bene, sono, va bene. Se serva pure degli appunti. Se lei vuole, può vedere. No, io vabbè, capisco. Grazie. Che si riferiscono a quello che voi direte qua, quindi. Va bene, allora, anche lei, Sinagra. Dottore. Se lei c'ha appunti, poi si. Sì, ma sono.
sono dei appunti, no? Delle cose che ci ho detto il magistrato, capito? Va bene. Cioè, ce l'ho scritto qua, solo appunto, non è che ho scritto cosa, solo per precisare più o meno. Va bene, come ha fatto il rotolo? Quindi mi pare. Posso sì, chiedere? Certo. L'altra volta, io, giorni fa, ora, mi sembra che lui ha deposto giovedì e venerdì. No, venerdì no, sicuramente. Mercoledì mi sbaglio perché mercoledì come qua si dura. Vabbè, ma insomma. Si arriva sino a venerdì, perciò. L'ultimo giorno pensavo che era venerdì. Allora, mercoledì e giovedì. Mi sembra che è venerdì, se non ricordo male. E poi no, è sicuro perché poi abbiamo. Giovedì. Mi ha letto le trascrizioni l'avvocato. Sì. Questo signore a me. Chiamami, sto già potendo, mi chiama signore, ma scusa, signor Presidente. Ma come mi chiama? Che sei animale, che sei, scusa. Andiamo. Non sei un signore, non lo so. Continui. L'imputato qua, imputato. Dice a un certo punto, no, sa, signor Presidente, io qua il rotolo non c'entra niente perché il rotolo era arrestato. Glielo vuole dire chi gliel'ha detto che era arrestato, signor Presidente? Perché lui mi accusa specificamente di un reato, di un reato. Poi è venuto il dottor Borsellino da me a contestarmi questo reato 2 anni fa e io, siccome ho fiducia nella giustizia, l'avevo e penso di averla per sempre, perché credo anche in Dio, fra parentesi, che la giustizia veramente che è quella, la giustizia che poi giudicherà tutti e non può sarà. Fallire allora. Io ho detto al signor giudice che mi accennava il periodo di questo fatto, io ho detto, signor, non mi posso sbagliare perché in questo periodo mi trovavo carcerato. Signor giudice, ha messo a verbale. Ora vedo che dopo 2 anni questo signore, ma però mi accusava specificatamente. Ora viene a dire a lei, l'ho sentito giorni fa, no, Rotolo non c'entra niente che Rotolo era in carcere. Ma perché? Perché te l'ha detto il giudice che era in carcere. Se no saresti qua a confermare sempre le stesse cose. E siccome per farti credere porti tanti dettagli e tanti particolari per cercare di prendere in giro questi signori. Spero in Dio che non ci riesci. Spero in Dio che non ci riesci. Signor Presidente, il fatto che ha detto lui, no? Il fatto di quello reato che l'accusava innocentemente, sarebbe il fatto di Pecoraro, no? La via Messina Marina. Cioè, siccome io, allora, mi ero dimenticato se lui era in galera oppure no, perché io non ci avevo pensato. Sì, sì. Però io un istante nella mia coscienza ho chiamato magistrato e ci ho spiegato i fatti come erano. Cioè, mi sono ricordato benissimo che lui era in galera, perché come lo so? Perché lo so benissimo, perché mi trovo pure fuori, capito? Cioè, quando l'hanno arrestato a lui, che lui diceva che faceva ginnastica, no, capito? Cioè, e sopra le montagne, via Macello, no? Sopra i Montarossi. Noi dicevamo i Montarossi. Ah, è relativa all'arresto di quelle per quelle sì, persone? Sì, sì. Quando hanno arrestato a lui, no? Io ero là, cioè a Piazza Sant'Erasmo, e abbiamo visto che loro l'hanno arrestato, e via Ponte di Mare, no? Ho fatto una macchina, 212 che ha rubato. Però io non ci avevo pensato. Questo scusi, signor Presidente, questo 112, questo 112 dov'è? Dov'è questo 112? Sai, visto che tu eri là con me e che io ho fatto tutte queste cose, dov'è questo 112? Che c'erano i carabinieri? Perché i carabinieri c'erano davvero, c'era anche la squadra mobile, se per questo. Signor Presidente, lo ricordo io. Che quello ha trovato la macchina. Ha trovato la macchina e se n'è andato, non me la denuncia, vice. C'è per me la denuncia. Cioè, già la parola denuncia per fuori. Già la macchina, l'ho trovato e me l'ho portato. Non c'è. Racconta le favole. Cioè, non è che mi sto prendendo amico, io non mi sto prendendo amico. Racconta le favole. Cioè, ora ci spiego, no? Allora, questo che fa? Mentre che ha passato la macchina, si trova là. Lui ha dichiarato che faceva ginnastico, capito? Cioè, ginnastica, ci hanno visto la pistola in tema e faceva ginnastica. Insomma, poi e l'hanno arrestato. Poi ho saputo, cioè, poi una volta che ho collaborato, no? Cioè, mi sono pentito, ho detto tutti i cosi fatti come i sani, i fatti. Allora che ho fatto? Cioè, l'ho accusato là, no? Pensando che c'era pure lui, ho fatto questo pecoraro. Ho fatto l'autobus che abbiamo rotto dentro il garage e via, no? Però poi mi sono reso conto. No, non ti sei reso conto. Mi chiamato per te. Devi dire la verità. Te l'ha detto il giudice, forse lì. Rotolo. La verità, perché è il dovere del giudice contestato. No, un momento, ma a che proposito? Dell'episodio del. No, dell'episodio di Pecorato. Di Pecorato. Vede come attaccano i giudici. Cioè, rapigliano il giudice, capito? No, io neanche lo penso minimamente, non mi permetto io. Cerca perché tu sei. Non le deve pensare. Immagine, tu pensi che c'è, sei lo pensa, un magistrato può fare certe cose, vedi che chi malissa che c'è nella gente. Il rotolo dice che lei, che il giudice le ha contestato che il rotolo era arrestato quando si è verificato quell'episodio del danneggiamento. Lei parla del danneggiamento o del furto?
c'era fatto una danneggiamento lì a Caggete, ci abbiamo rotto la tua borsa, no? Perché adesso poi la pagherà il danneggiamento degli autobus, allora ricordavo sì. Bene. Ora il rotolo dice, lei questa circostanza che lui era in carcere, gliel'ha detto il giudice istruttore a lei. Non è che lei se l'è ricordato così. Sono stato io. Questo dice lui. E ancora. Invece, infatti, come sono andati? Il giudice a me non mi ha detto niente. Posso appaccennare la partita, forse, ma c'entra sul fatto il rotolo, se penso così, perché io ho parlato tante cose, come ci ho detto prima, io posso pensare tante cose. Però io sono qua per chiarire. Cioè, voilà, stiamo a partire così, capito? Però io ci ho visto poi. Mi sono tempo ce l'ho detto io, sì, ma sono ricordato benissimo. Cioè, deve essere chiaro quando, perché poi stai accusando persone. Senta caso, che rischiano di non uscire più dalla galera per te. È giusto che sia onesto, devi essere onesto quando parli. Io sto dicendo i fatti come vanno, io sono onesto, sono preciso, posso essere. No, perché tu non sei per niente. Cioè, le cose non me le prendo, non ne consumo per niente. Ma per me io ne consumo. Un momento, perché altrimenti facciamo una confusione. Prendiamo il verbale dell'interrogatorio. Del Sinaira, vediamo se riusciamo a trovare. Signor Presidente, io l'ho avuto contestato a febbraio dell'84 questo reato. Mi sembra verso la fine di febbraio dell'84, perché tutti questi reati ce l'ho sopra la mia pelle e me li corrico con me la sera. Carceri, ho girato tutta l'Italia con queste accuse addosso. Di questo signore. Vediamo se troviamo il punto. I pubblici ministeri vogliono collaborare? Grazie. Naturalmente anche chi, la collaborazione si accetta da chi che sia, perché si tratta di trovare un dato forse obiettivo. Il difensore ci può aiutare meglio, perché per aver illustrato la circostanza all'imputato si vede che lo hanno localizzato il verbale. Ottobre 84. Dice. Sui microfoni stamattina non esprimo alcuna opinione. Sì, è meglio non. Non so che se. Mi pare che ci sono delle onde che vaganti, ogni tanto. Dobbiamo essere particolarmente sfortunato. Speriamo che siano solo le onde. Non ci siano i microfoni. Possiamo controllare questi microfoni? Signor Presidente. Signor Presidente, mi scusi. Fuori un pochettino d'acqua, c'ho le labbra secche. Sì, un poco d'acqua. Grazie. Vediamo chi gliela può dare questa acqua qua, perché non so. Se lei mi dai permesso. Un bicchiere d'acqua, sì. Non voglio disturbare a nessuno. No, che c'entra? È questione che mi pare più che no. Al rotolo. Sì. Lei vuole pure bere? No, va bene così. Ottobre 84, ho detto. Febbraio? Ah sì. L'interrogatore del dottor Borsellino è venuto, se non mi sbaglio, ma credo di no, a febbraio 84. Febbraio 84. C'è stata una lunga serie di contestazioni. Vabbè, ma l'interrogatore è il suo, noi cerchiamo l'interrogatore del Sinaira. Questo quando è venuto il giudice da me, poi non so. Secondo l'assunto del rotolo, sì. Il Sinaga avrebbe chiarito questo particolare, posto che lo ha fatto soltanto dopo essere stato dal giudice istruttore, evidentemente in epoca successiva all'interrogatorio che il giudice istruttore ha fatto all'imputato. Quindi esatto. Dovrebbe essere un verbale successivo a febbraio 84, se il suo discorso è questo. No. Sì. Dovrebbe essere come dice lei. Sì. Per favore, i microfoni del pubblico ministero. Il microfono del pubblico. Il fotogramma 477.423 esattamente dice questo. Per scrupolo di verità voglio anche dichiarare che, meglio riflettendo sull'episodio del danneggiamento all'autorimessa Pecoraro, ho ricordato che all'episodio fu del tutto estraneo Rotolo Salvatore, che ho quindi erroneamente indicato come uno dei responsabili. Non vi è alcuna contestazione da parte del giudice istruttore. Ed è interrogatorio del. Interrogatorio del 6 dicembre 1984 presso la Criminal Poll di Roma, condotto dal dottor Borsellino e dal dottor Guarnotta. Quindi noi abbiamo letto, lei ha sentito? Sì. Cioè il pubblico ministero ha letto cortesemente il punto che riguardava questa precisazione che.
risulta data dall'imputato. Mi scusi, signor Presidente, e allora per quale motivo il giudice Borsellino è venuto da me a febbraio, cioè dopo due mesi, che questo perché Sinaga, che non vuole essere chiamato signore, questo è venuto dopo due mesi da me, è venuto lei dopo deve rispondere di questo reato, visto che Sinaga scusi, perché la data di questo verbale è del 6 dicembre 84, l'interrogatorio che il rotolo avrebbe subito da parte del giudice Borsellino è del febbraio 84, è 8 mesi dopo, signor Presidente, 10 mesi dopo, signor Presidente, infatti avevo pure l'avvocato qua quando era la chiamata a Polo di Roma, c'era pure un avvocato con me, me l'aveva messo la mia famiglia, però poi mo lo pago perché ho detto che non avevo bisogno. Era presente un avvocato. Dunque, per i fatti che sono avvenuti nella casa di Ponte di Mare numero sì, numero voglio 8. Precisare perché nella casa, no, di Piazza Santa Rosa, c'era la mia, mi ricordo bene, i portatori della casa vecchia, no, dove venivano la stancolata la gente. Non lo tenga il microfono con la mano, perché dove venivano stancolata la gente lì dentro, no? C'è il portatore sarebbe Magaloso, meno i fratelli Magaloso, della Coalma, no? Poi c'è il fatto della porta di legno, no? Perché qua purtroppo, quando lei mi ha dimostrato le fotografie, no? C'era troppa confusione, allora l'avvocato dietro e via, io mi sono confuso. Cioè, la porta ce l'abbiamo messa noi, pure come ci mettono la porta, ce l'abbiamo messa pure compensato nel barcone di là, no? E poi nella porta c'era una catena fina, che un occhietto. E la porta era chiusa? Cioè, noi la chiudiamo quando uscivamo, no? Perché là c'erano messo la merda. E la chiudiamo solo. Ma c'era una finestra? Sì, infatti con la finestra io guardavo quelle. Quella finestra che lei ha indicato nella fotografia. E poi non era un vano senza porta, ma c'era una porta di compensato, se non ho capito male. Sì, la porta compensata sarebbe spunta nel cortile. Cioè, in quella casa dove c'erano l'alme dentro, no? Dove c'era il vetro c'erano l'alme dentro. C'è poi un balcone, però il balcone non c'è. C'è messo solo il compensato che è spunta nel corridoio. Cioè, nel corridoio sarebbe quella. Vabbè, questa è una precisazione che lei vuole fare. Adesso ritorniamo ai fatti di cui. Un momento, lei ha. Era una porta con le chiavi? C'è una porta così vecchia, porta di legno, capito? Ce la messo noi, e ce n'è un occhietto piccolo, un occhietto. Come la chiudevate? La chiudevate? Si chiudeva? Quando uscì, no, quando usciamo è che me la chiamo solo con l'occhietto, cioè ci mettiamo con l'occhietto. Quello perché piccolo. Perché la teneva questa chiave dell'occhietto? La tenevamo nascosta sotto là, dove abbiamo messo i motori dentro, no? Che lì mettiamo i motori. C'era là una specie di balatone, qua, se la mettiamo sotto il balatone le chiavi, lasciamolo, capito? Ci manca ci portami sotto. Ora andiamo ai fatti che sono successi, che lei afferma essere successi in questa casa di via Ponte di Mare, in cui ha parlato pure del rotolo. Per esempio. Signor Presidente, io già li ma so. Ma io vorrei che si contestasse prima l'accusa e poi la risposta. Quasi tre anni che me li leggo, me li contale, ormai li so. Quello che lui ha detto e l'ho sentito anche in questi giorni. Sapevo forse, sapere con me, esatto, sì. E allora risponde. Deve dire la verità, sì. È la verità, io sono qua per dire la verità. No, tu sei qua per convenienza e tu lo sai perché sei per qua. Non è per convenienza, perché se vuoi perché a me mi dispiace che ti hanno arrestato. Sì, io a me mi dispiace perché io sono in carcere e so cosa vuol dire stare in carcere. Ma così non possiamo andare avanti. Io sono in carcere e so cosa vuol dire stare in carcere e non lo auguro a nessuno di esserci. Perciò è giusto che se tu sei arrestato e che a me mi dispiace, non coinvolgi altre persone per uscire tu. Non devi barattare la tua libertà con quella degli altri. Essere onesto con te e con Dio. Io sono onesto con tutti. Tu non sei onesto per niente. Ora io lo provo, signor Presidente, da vedere che non sei onesto. Tu da dove? Presidente, mi scusi. Avanti, parla. Ora aspetta un momento, Sinaga, non parli quando. Cercate di evitare di sovrapporre le cose. Durante gli interrogatori mi ha fatto. Che lei l'altra volta l'ha detto anche, ne ha fatto 21-22 interrogatori durante la sua istruttoria e ha già quasi tre anni al momento che siamo con questo con questa accusa del signor Sinà. A un certo punto mi ha detto che ha detto al giudice che io ho fatto una rapina. Dice è venuto il rotolo, mio cugino, siamo andati con la macchina di rotolo, il rotolo è arrivato qua. Insomma i soliti specifica per farsi credere ancora di più, lui specifica. Gli vuole dire per cortesia se conferma questa rapina. Pronto credito. Ah, la rapina del pronto credito. Signor Presidente, siccome prima io, no? Cioè, ci ho detto sempre la confusione, capito? Perché lui è rimasto, anzi, insieme con Sinaga, Vincenzo, che lì c'era pure il bar, erano ferme là.
e noi siamo saliti. Sono le mai solare, signor Presidente, io ero arrestato, signor Presidente, non ero là, e io glielo provo, signor Presidente, questo è giugiato, io ero arrestato all'epoca dei fatti, signor Presidente. Non sa quello che dice, è un bugiardo. Perché cerca di prendervi in giro sulla mia pelle. Con la mia pelle cerca di... Io ero arrestato. Il giorno della rapina a pronto credito, io ero arrestato. Va bene. Da ben 3 mesi. Ha sentito che dice il rotolo, che lui era arrestato. E quindi non poteva essere presente. Siccome lui era sempre presente nelle certe cose, io allora posso sbagliare pure, non è che sto dicendo che lui... una qualche cosa lui. Cerca di dire la verità. Devi dire la verità a questi signori. Innanzitutto cominciamo con gli avvocati che non dovrebbero fare questi commenti per non suscitare poi reazioni anche dall'altra parte. Ha 3 anni e mezzo che non vedo la mia famiglia per te. 3 anni e mezzo che non vedo la mia famiglia per te. Va bene. E non sono onesto a fare questo a me. Senta, rotolo. Dunque, lei le ha fatto una contestazione precisa che si riferisce alla rapina al pronto credito. Sì, lo so. In via America Mari, Cassa Cambiaria. Sì, sì, sì. Lei ricorda se il rotolo ci fosse, può escludere, con calma, perché siamo qua per chiarire. Certo, signor Presidente, io come ci ho detto prima, no? Perché lui, nell'ultimo omicidio, cosa, ne ha fatto insieme con me, va bene? Io non è che posso ricordare, alla volta mi posso confondere pure, infatti là, ho sbagliato e l'ho corretto subito, perché ho fatto le preparazioni. Ma non è corretto mai, non è corretto mai. Ma che sarà corretto, capito? Non è corretto mai, perché se la tua coscienza era a posto, tu... Perché lui era sempre pronto. Potevi fare passare un giorno, 2 giorni, una settimana, e poi dovevi chiamare al giudice con tanto di telegramma, visto che ti trovavi fuori Palermo, dovevi chiamare al giudice con tanto di telegramma e dire, signor giudice, mi urge parlare con lei, perché la mia coscienza me lo impone. Vabbè, e dice, rotolo, non c'entra niente con tutti questi fatti che l'ho accorso. Vabbè, Rosa, questo lei l'ha detto. Ora ci dica, lei si ricordi, lei ci ha parlato pochi giorni fa di questa rapina. Si ricordi... Volassi che ho detto che non c'era là, perché lui è sempre presente, mie cose, nel periodo che era fuori, va bene? Ma come è andato? Infatti le ripeta e vediamo se si ricorda le persone che erano presenti. Era io, Castiglione, Marco Salvatore, Senaga Vincenzo, Senaga Antone, e non so se l'ho detto pure lui, e Gennaro Iovato. Senata Dorai, con 2,500. Chi è che è salito? Così la giochi la delle persone. Chi è che è salito? Rotolo, tu forse non c'entri qua, mi sta fanno ricordare. No, però, no, no, tu lo sai che sono in sala. No, no, zitto che poi puoi dire quattro cose, sì. Vabbè, dunque, si ricordi la meccanica di questo, come si è svolta? Lei quando era arrestato, rotolo? In quale data? Presidente, gli ho detto che questo serve per la verità. Mi faccia la cortesia, io all'ultimo gli dico, dall'inizio alla fine, se lei me lo consente di aspettare fino all'ultimo momento del confronto. E io poi gli dirò la data. Poi gli dirò la data. Se lei vuole, se lei insiste, io glielo posso dire. Io non posso costringerla. Però, siccome questa persona è... No, io non posso costringerla. Diabolicamente, non so, è molto diabolico. Vabbè, lui dice che era arrestato. Non parlo perché sono troppo intantito, no? Perché ci ho vissuto nelle cose, così eravamo insieme, ecco perché dice sono troppo... Non lo sento quello che dice. Ho capito bene. Perché io le ho vissute queste cose. Ecco, era insieme lui con me. Ma signor Presidente, io sono fatte sue, a me non mi deve dire niente, perché io con lui non ci sono un amico, signor Presidente. Io lo conosco da Sant'Eraldo, questo camminava di tanto in tanto con mio cugino, lo verso Maurizio. E io l'ho rimproverato a mio cugino, lo messo Maurizio, di camminare con lui. Sì. Perché io tenevo e tengo molto, perché questo ragazzo manca. Lo fece ammazzare. Disonesto, io il mio sangue. Disonesto ci sei tu. No, disonesto perché quello è il mio sangue. Il mio sangue, tu sei pazzo, sei pazzo davvero. Sì. A me mi hanno preso da tu sei stato pazzo. Tu sei pazzo. Hanno visitato i dottori là specializzati. Ma quale specializzato? Tu dici che anche tu l'hai ammazzato. È tutto quello che ha detto. Ma quale è stato mai conferenza? Conferenza, sei ma come hai detto mai conferenza? Sei zitto, capo ammazzato. Lo vogliono ammazzare. Ma poi uccidevi chi sta senza pietà. Sì, senza pietà, chi sta ci spara mantiene. Si vede i film, dottore Giordano, i film si vede. C'è cose che ho vissuto pure io, che era pure presente io, nella camera della notte in piazza Santa Rosa. Ci portava la gente là, che pare demente capo. Quando era contentamente capo. Se sarebbe stato vero. Sì, non è che sto confronto, io non volevo evitare di parlare ancora, capito? Sì, allora, sì, ma tutto volevo evitare per tante ragioni. Aspetta,
Voleva evitare, tu hai ragione che voleva evitare. Tu hai ragione che voleva evitare. E lo capisco, perché se no in mosaico. Ma Rodolo, possiamo parlare anche Sinagra, no? E se lei lo copre con la sua voce, evidentemente che c'ha una voce più. Ma se ne insinuazione sopra insinuazione, ora lei lo lasci parlare e poi lei potrà ribattere. Il confronto serve a questo, no? Ah. Siccome io ho tutta la famiglia a Palermo, no? Ma sono, cioè, mio padre è pescatore, tutta la famiglia povera, vabbè. Ora non vorrei che questo qua, no? Perché io infatti una certa cosa non l'ho detto, cioè, perché sono scritte per queste cose. Non è che non l'ho detto perché non voleva dire, cioè, non gravare più una cosa perché loro mi hanno detto a me, no? Cioè, non posso dire che morisse perché non lo posso dire, se no ci posso cedere qualcosa, perché se dico chi è, ci posso cedere qualche cosa, lei lo sa. Allora la mamma non si dice, tizio, ma non ce ne so. Cioè, ci hanno detto a mio padre di parlare più poco possibile a Pucciarsi. Ti siedi, aspetti il domande del presidente e vai, se non parla. Ora io ho istante certe cose, non le potevo dire e non potevo parlare. Cioè, anzi, ho parlato, ho raccontato tutta, cioè, tutto come era composta la cosa, cioè, come era io, come stava solo con voi, tutte le cose come erano. E io non voglio, cioè, a lui, cioè, altre cose non le volevo dire. Non è che non li volevo dire, perché non li volevo dire. Per la mia parte, questa è per la mia famiglia, capito? Ora questo signore viene qua, volevo fare un confronto. Volevo fare un confronto, allora io devo fare, istante, devo dire, cioè, altre cose che io a lui ci ho un puto, no? Ci ho fatto quello che accettiamo coppa di legna, aveva messo una marina, coppa di legna, no? E c'era pure lui. Cioè, sono cose che io ho detto, no? Che io non li volevo dire. E ho fatto di quello, ripeto, Mecchese, allo Ciardone che ci hanno dato 36 pugnalate, 37 pugnalate. Che allora si trovava in cielo insieme con lui. E poi lo usciva. E io come faccio a sapere che questo, aspettavano che usciva lui, aspettavano questo, non mi dice lui come fa? Lui mi ha detto così. Non mi dice lui così. Ma che aspettavano che uscivo, come dici? Che mi usciva? Che ha toccato. Se ma questo non parlare, signor Presidente, forse lei qui, con tutta qui, questa mole di processi che c'ha per le mani, non qui, sa i dettagli, siccome io in so questa dettagli, corte lui queste cose le ha già dichiarate, no, sono non lei che sa vecchia queste dichiarazioni, no, io voglio dichiarare qua, come lui dice che sono io non volevo lei faccia parlare, l'imputato che io faccio il Presidente, io conosco benissimo gli atti e so che l'imputato l'ha dichiarato. Signor Presidente, non volevo... Ho visto altre cose che non ha detto, perché l'abbiamo lasciato parlare liberamente. Ma comunque, queste cose le ha già dette e le sta confermando a dibattimento. Non volevo offendere, mi no, scusi. Non si tratta di offendere, ognuno però faccia il suo mestiere. Siccome Sinagra dice che queste lui non vuole parlare per motivi che ora si sta dicendo e che queste si era privato di dire, ma siccome queste cose sono agli atti, no, cioè anche detto. È assurdo che dillo, perché tanto me ne so. Beh, lui devo dichiarare io qua, no? Sì. Cioè, lo sto dichiarando, non so per niente, cioè, poi non lo so. Ma lui gliel'ha detto che per uscire dal carcere aspettavano. Lei da chi l'ha saputo questa notizia che il Filippo Marchese aspettava da Senaga Vincenzo, che uscisse il rotolo? Da Senaga Vincenzo sotto tempesta. Sì. Che l'aspettava che usciva lui, e poi l'ha detto pure lui, dice infatti aspettando che uscivo io, perché se no era un uomo di fiducia, sempre con Filippo Marchese, no? Sempre che correva da tutte le parti, no? E allora aspettavano che usciva lui perché ci serviva, perché era uno che con errore, diciamo, la campana, chi con errore sarebbe un chilo di spietato, no? Parla educatamente. Vabbè, questo l'ha già spiegato. Parla educatamente, a me il suo linguaggio non mi interessa, signor Pepe, però la prego, io non offendo, che non offendo. Ma ha spiegato il significato di questa espressione? No, ma questa espressione, siccome io la sconosco, la prego di farlo parlare correttamente, perché io non offendo, signor Presidente. Vabbè, Rotolo, non perché sento, tutti sappiamo a nominare sette frasi, però siccome l'ha spiegato sia, giorni ognuno fa, se le tiene per la propria persona. Vabbè, avanti, dica in sostanza un uomo d'azione, lei ha detto l'altro giorno, un killer, come ha detto? Killer di pietà, cioè killer di pietà significa uno che ammassa chissà senza pietà, no? C'è uno che va, ci dice ammassa quello, ci va, pompa e ci spara senza pietà. E noi diciamo chi l'ha spietato, ce lo diceva pure lui questo. Il robot dalla corda, capisci? Vai là, gli è il robot dalla corda e cammina. E il fatto io vedi che c'è una coscienza. Lei ha parlato pure del fatto che il rotolo avrebbe seguito il generale dalla chiesa. Sì, e questo me l'ha detto pure lui. Cioè lui parlava io, lui, sì. Sinaga Vincenzo e Sinaga Antonio, dentro il padre di Santarà. Che se mi appassano ci dico una cosa, se non mi dice lui se così come i saggi, non è mi posso inventare, capito? Cioè non è che poi ho fatto questo, qui dentro si trovano tante persone che onestamente che io ho chiamato perché ci sono le verità, perché se loro non parlavano non mi venivano certe confidenze, non mi davano certe confidenze a me, no? C'erano quelle persone anche che chiamavano, capito? Cioè loro mi hanno dato certe conferenze, quello fa parte a noi, quello fa parte a quello, capito? Cioè ecco perché io ho detto tante cose, però questo ci colpano loro,
Cioè io volevo dire più o meno dell'omicidio mio, le cose che c'ero presente io, non potevo mettere altre persone giù. Ma se loro non mi fanno il nome, non mi dicono che quello appartiene a Cosa Nostra, appartiene a un altro, no, a mafia vincente. Io non li faccio. Cioè, allora loro hanno detto tutte queste cose, no? Ce l'hanno detto a me, capito? Cioè, ho fatto della chiesa, questo rotolo, Senaga Vincenzo, dottor Dantese, Senaga Antonia, la moda Giabbar, questo parlava con Dantese, se c'era pure io presente, tutti e quattro presenti. Dice, l'unico modo per ammazzare della chiesa, si deve andare loro sotto il mare, o se no, dici qualche agguato. Cioè, avevo pensato così, no? Dice, perché è troppo potesto. Poi, siccome se, come so io, ho detto una pillola, no? Per l'Egea, verso Monte Pellegrino, dietro Mondello, una cosa di questo, capito? Cioè, cose che mi ha detto lui, non è che io mi sto vantando, io non ho niente da vantare. No, tu non inventi mai. Perché il motivo c'è? Perché mi devo vantare di cose? Perché devo dire tante persone? Io non lo so. Rotola, lei sa andare in motocicletta? Un professionista. No. No, non sa andare in motocicletta. Cioè, dico, è un professionista a portare i motori. Porta qualsiasi motore. Ma tu ne hai detto tante cose. Dice quando devo portare, devo portare sì, bene. Ne hai detto tante cose. Signor Presidente, io penso che quando uno fatto piace della la droga, moto, piace la moto, ha parlato signor pure Presidente, di... lui aveva probabilmente teme di droga, no? Lui, mentre che c'era collocamento con amici, no? C'è lui, per esempio, andava per Filippo Mecchisse, ci diceva, mi serve un po' di roba, così prendiamo un chilo, un chiletto. Quello ci diceva, vai là, no? Andiamo a me e stava qui. Cioè, lui andava perché, non è che fai parte, cioè, ma la mafia, no? Mafia vincente, tutta una cosa sono, no? Perché lui andava là, accettava la roba, e dopo c'erano l'inferuce, poi quando andava ce la pagava, no? Cioè, allora poi lui era in contatto, no? Con certe persone che venivano a Piazza Santa Rosa, ma che io non li conosco. Cioè, venivano là, parlavano con lui, e lui diceva, a quello ce ne abbiamo consegnato mezzo chilo, a quello un chilo, cose che diceva lui, no? E poi io, cioè, ogni tanto a me non mi davano nemmeno una lira. Ma tu l'hai visto mai questa droga? L'hai visto mai? Tu l'hai visto mai questa droga? Lei l'ha visto questa droga? Risponde. Cioè, io ho visto un po' di hashish, cioè fumo, no? Che ce l'avevano loro, nascosto, e più un po' una bustina con un po' di droga dentro. Cioè, questo era un campione, lo dovevano consegnare a qualcuno. I soldi che ricavava da questa droga, secondo quello che lei dice, che cosa ne faceva il rotolo? Cioè, c'era la parte, uno lo vedeva un po' aperto per come chiese, e l'altro si rivedeva lui e Otten Piece. E qualcosa c'erano assoffrato, se ne aveva incenso. E Angelo Benamonte qualcosa, a me non mi davano quasi niente, 200 malati. Lei ha avuto quindi dei soldi? Cioè, a me i soldi mi hanno dato proponere, solo 200 malati mi ha detto lui, me l'ha regalato lui. Dice, no, rotolo, lei voleva parlare, parli. Signor Presidente, io purtroppo... alle volte mi ricordo una cosa, poi quando ho sentito il suo discorso mi scappò che lui aveva detto. Ora andiamo avanti quello che io volevo chiedere, vediamo se poi mi viene di nuovo. Presidente, mi dà la parola. Non è che sì, siamo... avvocato, sì. Presidente, io la prego. Non facciamo perdere il ricordato. No, la prego di non fare divagare il signor Sinagra, perché a queste farneticazioni della Chiesa, del generale della Chiesa, dei pedinamenti, non ci ha creduto nemmeno il giudice Falcone. Quindi lasci stare, risponda alle contestazioni che gli fa Rotolo su fatti specifici. Ma gliel'ho domandato io questo, avvocato. Lei mi vuole proibire pure di fare delle domande? Allora sovvertiamo no, e... Signor Presidente. No, e l'ho domandato io perché è una cosa che ha detto in istruttoria e si riguardava il Rotolo. È chiaro che io devo avviare il confronto per vedere... che cosa dice l'uno Presidente. E che cosa dice l'altro di fronte alla contestazione. Scusi. Quindi non si tratta di divagazione. No, pronto. Sempre nelle accuse di Sinagra, mi accusa di dire che io ho fatto da guardaspalle assieme a lui e ai cugini suoi o parenti suoi, che dice che sono, che dice sono cugino, non sono cugino, di aver fatto guardaspalle un certo Oliveri Giovanni. Dopo la morte di un signore, un certo Graviano Michele, io volevo dire dov'è, in quale punto facevamo, se era in luoghi pubblici, in casa, dove si attivava questa situazione. Nella scorta che avete fatto. Lui ha detto che poco dopo la morte di questo signore, io assieme a lui e ad altri abbiamo fatto da guardaspalle a un certo signore, Oliveri, perché... subito dopo la morte di quello dice abbiamo fatto queste dice, sono dove le accuse dove ora dove io le volevo chiedere di essere più specifico nelle accuse, cioè dove avete fatto dove aveste fatto da guardiaspalle a questo Oliveri in Piazza Torre Lunga, c'è il ponte, cioè prima c'era il passaggio a livello senza ponte, no? Poi ci fece un ponte, c'è il ponte e lì c'è ave questo, no? Un deposito di ceramica, c'è il deposito, vende rubinetterie, cose, tutte queste cose c'è lì dentro, no? E noi avevamo l'ordine di andare là, poi quando hanno ucciso a Michele Graviano, hanno ucciso la parte di là,
c'è la parte da, da via Scaffala, c'è la via Sciaffala là. Non so dire come ce li fece, come dice lei. E allora lì c'è come si abita Tanino Tenerello. Quando hanno sentito dei spari cose, se ne sono paura questo. Poi hanno saputo chi era la persona e hanno chiamato tutti noi, vabbè. Era, noi siamo era morto questo Graviano. Questo Graviano era... benissimo che era morto. E noi siamo andati a fare. Perché non siamo andati. Va bene. Signor Presidente, ora io gli contesto che non è vero, con prove però, che questo signor Graviano, di quello che io ho potuto appurare, perché purtroppo le ripeto a dire, sono sopra la mia pelle queste accuse, e faccio, mi interesso senza offesa per gli avvocati, ancora più. Scusa un momento, signor Presidente. Cioè io ho detto, non è che ho detto che lui era presente con me là, ho detto io, lui non le vede, era presente. Cioè poi ho fatto che siamo andati là a trovare a Tanino Tenerello, siamo partiti io, se ne cavincenza e se ne cantò con la macchina, capito? E poi siamo saliti sopra e aspettiamo che lui scendeva per andare. Insomma l'abbiamo fatto questo con la spalla o no? Sì, l'hai fatto, sì, l'hai fatto, pure sì. Una casa di come si chiama, di Tanino Tenerello, una cosa da cenare. Signor Presidente, signor Presidente, ora se lo ha finito, però gli deve chiedere per cortesia se ha finito. Perché io devo contestare. Vabbè, lasciamo, ora lasciamo parlare il rotolo. Ha parlato lei, ora ha parlato. Questo signore. Buonanima Graviano Michele è morto il 7 gennaio dell'82. Io, lei, se può constatare. Ma questa. Poi sono uscito e sono andato all'ospedale e lei mi passava fra Piazza Vittorio, squadra mobile, e ospedale perché mi è successo un incidente nella testa. E ancora ne ho le conseguenze. Questa scorta quando l'avreste fatta voi? Ma non è che noi facciamo una scorta, signor, noi andavamo a quella caccia, cioè, a quello. Ma lui l'ha detto quando l'ha fatto. A quello cosa, no? Cioè andavo, io i dati non l'ho detto, io ho detto i dati. Io ho detto, noi abbiamo ordine di proteggere queste persone, non faccia scorta, andate là e guardarle. Così ha detto. Poi ci ho fatto la scorta, come ci ho detto io, di Tanino Tenerello, capito? Che siamo andati io, se una Vincenza e se una Cantone là. E poi l'abbiamo preso, lo scendeva e l'abbiamo accompagnata via Messina Marina che c'era la cenata. Questo insomma, protezione. Io... Mi ho detto date, così. Io mi ha adoperato. No, lui non ha detto date, però ha detto subito dopo la morte, signor Presidente. Subito dopo non è che significa che d'inverno era d'estate, perché io penso che una persona che ha bisogno di avere protetta la propria vita non perde molto tempo a provvedere. Lei fosse. Non è che aspetta a me, che esco dal carcere, mi prosciolgono dall'ospedale, mi sbrigo le mie cose con la questura. Io penso che ci vuole un pochettino più di fretta per fare queste situazioni. Vabbè, allora Sinagra, altri episodi si ricorda dove era presente il rotolo? Allora, ho fatto che manca, questo capostra poi si chiama Manca, no? Questo era la Nazione Marina, ha cercato due schiaffi a cosa mi raccoglia e allora ci danno l'ordine di coppa di legno. Però questo di qua non ce l'avevamo dato coppa di legno, no? Perché c'era lo schiaffo a cosa mi raccoglia in piazza Santa Rassimo nella taglia via, no? Se noi ci davamo dato gli schiaffi, noi stavamo cercando questo, di trovare il momento opportuno per darci coppa di legno, no? Che succede allora? Succede che mentre che camminavamo con la macchina, in giro, no? Eravamo io, Gnasso Fazio, Senaga Vincenzo, Senaga Antonio, lui non c'era qua. Non so se, cioè non mi ricordo se c'era, signor Presidente. Io non ero. No, te lo dico, mi ha accusato, perciò dillo. Ho accusato che mi ha accusato. Per legna, mi hai fatto dare un po' di legna di installare in me. Che c'ero se mi hai accusato. Però ti aiuto io a dire le tue bugie, ti aiuto io. Io ricordo la verità. Come la verità? Non sai quello che dico. Tu non mi fai vuoi fare i tuoi interessi, consumando le persone. Insomma, signor Presidente, che abbiamo fatto? Abbiamo seguito a questo non l'abbiamo trovato, noi siamo sopra un 127 sport. Mentre che camminavamo, e c'era pure lui qua, ora mi ricordo benissimo, non posso sbagliare, c'era pure uno 127. Mentre che camminavamo, ci fu... A Piazza Toro Lungo passa una pattuglia con due guardie, c'erano due guardie in questa pattuglia. E hanno visto questo Gnasso Fazio che aveva, che era l'attaccante, no? L'hanno riconosciuto, hanno girato. Nella confusione, cioè mentre girato hanno fatto segno di fermarci. Allora mio cugino Tempesta ci dice a questo che portava la macchina, questo Fazio. Dice che stai facendo? Dice dai, dice, la rallenta ci è fermata, no? Dice casomai sei in cinque, andiamo a macchina, vorranno i documenti qua.
Risponde questo, dice, io sento, dice, c'è Lampex, vede che c'ho una pistola, dice, con dentro un bossello, e c'ho pure dei proiettili. E allora la cugina ci sarebbe, allora dice, cammina piano, quando te lo dico io accelere, e questo accelerò, cioè, mi si accorre, no? E a volte si sa sparare, sparando siamo girati per via, cioè, la via mare, no? Non è stata la via mare, perché era una zona verso il posto dei miei. Siamo scesi dalla mano, siamo arrivati là, subito questo ha buttato la bossella. Buttando la bossella che fa? Si ferma la polizia, no? E prende la bossella. Noi siamo scappati tutti. E prendono, e arrestano a Sena Cantone. La arrestano nella via Romagnola, non attraversa la via Romagnola, c'è pure un giramo qua, un giramo all'aperto, c'è un giramo colonnello. Cioè questo lo arrestano qua, lo portano in centrale. Tutte le mie piazze d'andata siamo pure loro, insieme con me tutte là. Tutte preoccupate perché avevano paura se quello cantava. Dice, vediamo questo palla, dice, allora dice, non dormite a casa, dormite tutto fuori. Pure suo fratello, non ha frugge e suo frate. Questo tempista, non ha frugge e suo fratello, dice, dormite tutto fuori. Passa questo arresto. Dopo l'arresto, non so quando si è fatto lui, mentre che era in galera, noi eravamo fuori. Mentre che noi eravamo fuori, eravamo cercando acquisto, perché poi, sapete, per mezzo di questo manca, che ha buscato i coppie di legno, hanno arrestato a quello, perché noi eravamo cercando a quello per darci coppie di legno, no? E allora quello non l'abbiamo trovato, nel frattempo ci fu fatto la battuglia, insomma. Siamo andati, ci siamo fatti il giro, non mi posso dimenticare, era domenica, io ero a casa, mi stavo facendo la doccia, sono arrivati loro, lui e mio cugino San Camincio, con un Renault 14, sono arrivati, Cenzo, scende, adesso non scende subito, dice, che cosa è? Questa macchina di chi era, scusa? Non lo so se era rubata, penso che era rubata, sì. Perché... scusa, la macchina è bella. Si camminava con la macchina rubata, così, per passare. La macchina era rubata, okay. Cioè che abbiamo fatto, siamo scesi subito. Cioè io scendevo subito di casa, no? C'è la casa. Ma ho messo sopra la macchina con questa, ce l'abbiamo vista, è a Barre. Barre è un certo bellissimo. Che questo è amico di mafioso, via, no? Però cioè, a me non me lo so te che mafioso. Siamo andati là, l'abbiamo visto là, con la macchina. Cioè noi eravamo di darci coppa di legno. Come siamo arrivati là, abbiamo fatto il giro, siamo fermati, siamo scesi. Gettiamo coppa di legno, questo è grosso questo, no? Ma noi gettiamo coppa di legno che fa il rotolo. Non sapeva, ci doveva stare attento, no? C'è un familiare con Pellegnano, perché c'è stato uno, questo manca, era insieme con l'altro. L'altro mi ha levato il legno di mano a me, no? Ho legno in mano, però. C'è il legno di mano. E mi ha dato un coppo di legno nelle spalle. Uno, un coppo in testa, un coppo nelle spalle. Capito? Cioè, il rotolo mi doveva guardare. Cioè, si immaginava, no? Poi mi sono sulla macchina e siamo andati via. La macchina l'abbiamo posteggiata verso Romagnolo. Non attraverso verso Romagnolo. Cioè, vicino dove c'è questo magazzino, questa ceramica di Danilo Tenere, la parte da là, nei suoni, nei casi... Poi loro hanno detto poi, dice, casomai la macchina non la trova la polizia, poi andiamo a prendere, ci può servire per altra cosa. Ci va bene? Avanti, Lotto. Che devo dire? Ma quello che vuole. Nel senso... No, dico... Le volevo chiedere, a parte questo discorso... Ho già un risposto in istruttore, e anzi, che siamo un'occasione, le volevo fare questa. Vabbè, adesso che sta facendo. L'altra volta ha dato lettura del mio. Se poi successivamente puoi interrogare che ho altre cose per sempre. Penso per l'aiuto della verità. Sì. Se mi interrogherà. Poi la ricetta. Non volevo dire a signor Sinaga se per caso, quando lui parla di questo poveraccio, Rugnetta, Antonino. Che dice che a me mi ci mette in una forma in una forma poco simpatica, per niente però simpatica addirittura. Se successivamente nei giorni successivi, se abbiamo avuto modo di commentare questo fatto, visto che lui dice nelle sue dichiarazioni che questo è stato il primo fatto che lui ha fatto per ordine di questi signori, sì, la prima impresa. Senta, visto... che dice Rotto. Avete avuto modo di commentare questo fatto di Rugnetta, cioè l'uccisione di Rugnetta? Sì, successi nei giorni successivi. Nei giorni successivi? Signor Padre, a me non mi dicevano niente in primi giorni. Cioè, poi loro mi hanno detto a me, dice, sai, forse in questi giorni c'è qualche cosa pure. Ma lei specifichi, che cosa intende dire? Nel senso di commentare questo fatto che era successo, visto che l'abbiamo fatto assieme, dice lui. Tipo dire se era bravo, se non era bravo, se sapeva uccidere le persone, come dice lui. Ma non lo so. Ha avuto modo di parlare con me successivamente? Cioè, quando magari durante la settimana? Non ho parlato.
Ma non si faceva una cosa così, no? Un omicidio, come? Rimaneva andare, no, non si parlava più, vabbè. Cioè, se tagliava lo scudo. Cioè, poi se c'era mio cugino, no, che diceva qualche cosa, allora, ma è difficile se parlavo, capito? Perché no, no, le mafie non si parlava. No, caro Senaga, perché tu ti devi ricordare le dichiarazioni che fai. Tu hai, cioè, detto, tu hai detto in un altro procedimento, perché io ti ripeto a dire ce l'ho sopra la pelle e non mi sei sfuggito mai un minuto di tutte le vigliaccate che hai fatto. Tu hai detto in un altro procedimento, in una corte d'assise, che io ti ho confidato il discorso che hai accennato poco fa di Pietro Marchese. Il fatto che dici che dovevo aspettare a me, è stato Filippo Marchese a uccidere questo messo bugiardo che sei, fra parentesi. E hai detto pure che fra di noi compagni, con tutto ciò che non se ne doveva parlare, commentavamo i fatti. Per questo ora io ti invito a dire se nel caso di Rugnetta noi poi ci siamo. Solo per questo motivo. Perché l'ho letto io nei giornali mentre che mi trovavo rinchiuso nei carceri là. I giornali. I giornali, signor Presidente, però forse se non ricordo male questa dichiarazione c'è stata. È vero la dichiarazione, se non ricordo male. Ma comunque. Io appena ce l'ho detto, cioè, o tempesto qualche cosa me la conferevalo a me. Cioè, ma lui no. Con me ne hai parlato di. Come con te non hai parlato? Ma parlato di tu, che? Cioè, di quell'episodio Rugnetta. Rugnetta, Rugnetta Antonio Antonino, come si chiama? Questo povero. Rugnetta. Avete avuto occasione di parlarne poi di questo omicidio Rugnetto, subito dopo l'omicidio? Questo lui vuole sapere da lei questo. Ne parlavamo dei fatti che facevamo. No, non lo potrei perché eravamo nei giornali di Sicilia a Santa Rosa, ma no, allora ne c'erano giornali, dice, guarda che c'è Caenza, dopo 80 giorni, no? E io c'ero quando l'hai letto nei giornali. A dove c'era non c'era, perché lui era un tipo, no? Non si sa mai fermo, capito? Perché lui aveva la macchina, no? Si era portata la macchina, un motore, Kawasaki, però lui Kawasaki non ha avuto mai. Cioè si impissavano, capito? Ci impissava qualche motore. Lui è stato sempre in giro, capito? Perché era l'unico che sapeva portare bene la macchina, perché se non è che Antonio nemmeno la sapeva portare bene. E quando tu eri sempre in giro, non è che eravamo sempre là. Hai detto cioè, che quello che eravamo sempre là, eravamo io, hai detto che questo episodio, poi dice che il fatto del garage, là, che questa persona ha trovato, ha letto nel giornale che questa persona ha trovato nel garage questa persona, giusto? Dico, quando hai letto questa cosa, io c'ero, non c'ero? Non mi ricordo di cena, perché loro di questo volte venivano, scappavano, a chi era là, a chi si infilava in ciobare, a chi si vedeva e a chi non si vedeva, capito? Perché erano più insieme, erano, signor Presidente. Lo ricordavo. Comunque non deve essere un intervento, dovete contestare, sicuramente dei fatti, per accettare. Signor Presidente, contestare io ci posso dire solo che è bugiardo e che non è vero niente, signor Presidente, questo solo io ho da dire. Di sollecitare il ricordo del Sinaira negli episodi, circa gli episodi. No, ma signor Presidente, non è che siamo andati a prenderci un gelato assieme, come ha raccontato lui, signor Presidente. Qua si parla di cose gravi, signor Presidente, si parla di cose che pesano sulla coscienza di chi li ha fatti, però. Perciò non è che le chiedo molto di ricordare qualche cosa specifica, infatti così crudele e così abietti come lui. Gli altri omicidi. Lui mi ha mischiato in un omicidio di un professionista, caro di vari omicidi. Di un signore. La partecipazione del rotolo di cui ha parlato lei negli omicidi. Gli omicidi non sono un furto che uno può anche dimenticare. Ci faccio ma scusa se lo interrompo. Ci faccio presentare un'altra cosa. Quando facevamo un omicidio insieme, no? Vogliamo scomparire qualche persona, cosa. E allora per esempio qualcuno non ce l'abbiamo non era corrente. Cioè Angelo Piemonte voleva essere al corrente di tutto, loro subito scendevano e andavano a casa e a basarlo, no? Ci chiamano per dire tutto a posto, l'abbiamo fatto così, cioè lo mettevano al corrente di tutto, e questo è Angelo Piemonte, questo signore, no? Vabbè. Che significava questo tutto a posto? Per gli altri omicidi. È sempre tu con tempi di sera, dai, la macchina tu, sempre non sai più a portare la macchina sempre tu la portavi, mica la portavo tempi. E per chi faceva l'autista? E se per lui siamo chi faceva prima si possa dire che faceva. Faceva pure l'autista, faceva tutto qua. Lavannaro, l'autista, chi faceva? Ammazza chi si ha, chi andava a prendere i pantaloni, devi dire cosa faceva. Non parlate insieme perché altrimenti perdiamo le parole. Signor Presidente, mio cerco di essere il più calmo possibile, mi deve scusare se ma
No, non è questione, io lo faccio nel suo interesse anche, perché quello che viene detto viene registrato, ma se c'è una sovrapposizione di voci, evidentemente non può essere registrato. Dunque, lei comunque conferma anche gli omicidi di cui ha parlato? Io confermo tutti gli omicidi che c'è in Pudallo, Ruscetta, Rugnetta, Buscetta, Buscetta, ci arriva del nome, no, pure Buscetta, hanno nome la pure Buscetta, Buscetta. No, sono io che ho sbagliato. No. Sì, ma lui l'ha detto però, signor Presidente, perché lui nomina tutto quello che ci passa per la bocca. Non è che me ne voglio approfittare della sua parola, signor Presidente, ma quello non sa quello che dice. Quello è un paranoico, signor Presidente. Quindi, paranoico ci può essere tu, Roa. Sì, ma mi pare che ciascuno insiste nelle proprie... Tiriamo un po' del redini di questo confronto. Va bene, forse sugli omicidi, Presidente, che mi pare che siano i reati indubbiamente più gravi, se lei ritiene. No, sono tutti gravi, mi scusi, signor Pubblico Ministro, sono tutti gravi i reati. Comunque, sugli omicidi io ho sollecitato la memoria del Sinagra e ha detto che conferma tutti questi omicidi. Confermo tutto l'omicidio che c'è in punto. Cioè la presenza del rotolo a questi omicidi. E lui dice che non. Ovviamente dall'altra parte c'è. Ma le altre cose, scusi, perché non li conferma? Perché io ho dimostrato che c'ho alibi. Ma le altre cose non, non lo so. Confermo tutto quello gli omicidi. Confermo tutti gli omicidi. Allora io domani porto un alibi, che tu vieni qua a dire. Magari in appello. Io ho detto male, quando sono arrivato in questa volta confermo tutto. Confermo tutto, ho detto tutti gli omicidi. Signor Presidente, perché? No. Altrimenti se lei si sovrappone non conclude niente, perché non si sente né la sua voce né quella del Sinagra. Io capisco che c'è un istinto di reagire e questo si capisce perfettamente, ma nel vostro stesso interesse è bene disciplinarlo. Comunque mi pare che la situazione si è cristallizzata in una negazione, una conferma dei fatti dichiarati a dibattimento e in istruttore, dall'altra parte in una negazione. Quindi se non ci sono altri elementi, mi pare che il confronto si possa chiudere. Va bene. Per il pubblico ministero non sono problemi. Presidente, allora facciamo... Chiedo scusa, Presidente. Presidente, chiedo scusa, ho la sensazione che il Sinagra non abbia risposto ancora alla domanda iniziale. No, ha risposto due volte. Se lei si riferisce a quella perché avrebbe dovuto ucciderlo, ha risposto due volte. Allora forse ricordo male io, ma se potesse ricordarsi. Anche tutto il resto della corte ricorda benissimo le due, anzi le dirò che aveva già risposto, ma nel timore che la risposta potesse essere parziale, io gliel'ho richiesto. E lui ha raccontato un fatto. Sì, ma non... ha ribadito questo fatto. Il riferimento allora, Presidente, chiedo scusa. Sì. Ha raccontato un fatto, ma da questo fatto noi non abbiamo compreso le ragioni per le quali lui ricavava la volontà del rotolo di ucciderlo. L'ha già detto prima, l'ha già detto subito, e poi ha detto il fatto. Ma comunque qui possiamo anche richiedere. Vabbè, possiamo. Allora sarà che non l'abbiamo sentito. Ma possiamo sopperiamo anche i difetti di ricezione degli avvocati. Sì, possiamo anche richiederlo. In sostanza due volte. E abbiamo chiesto, cioè il rotolo l'aveva domandato, ma perché io ti avrei dovuto uccidere? Quali erano le ragioni per le quali io ti avrei dovuto uccidere? Perché aveva l'ordine, lo doveva fare. Lui aveva l'ordine che a me se ne cantone, e lo verso Maurizio, detto paparetto, c'era una masotta, ce la spiegare, no? Lui aveva dei ordini, doveva seguire. Dice, allora trovano il momento buono per portarmi via. E questo ordine perché l'aveva ricevuto? Qual era la motivazione dell'ordine? Quello fatto di Vincenzo Caruso, sarebbe il fratello di Vincenzo Caruso, Tanino Caruso. E più la zia di Macaluso. C'è stato in casa che ci provava. Cioè lei che cosa aveva fatto facendo queste? Perché l'ho fatto due sbagli. Una rapina, cioè mi scusa se parlo tu. Sì, ha detto ho fatto due sbagli. L'ultimo avevo fatto due, ora mi pare che. È chiaro tutto? Vabbè, allora possiamo chiudere. Non essere che ho parlato, questo sentire. Se deve dire qualche cosa. Io volevo dire, non so come dire la parola esatta, però siccome ho imputato a un professionista, un dottore, il dottore Giacconi, a me mi hanno accusato di essere esecutore materiale di questo omicidio e mi pesa molto. Che so che è un galantuomo, era un galantuomo, purtroppo. le volevo dire a questo signore, a parte come sei arrivato a farmi il mandato di cattura, cosa sa di questa situazione?
Lei ha raccontato qualche cosa? Ce l'ho raccontato di nuovo, signor Presidente. Cioè, noi andavamo a Piazza Santa Rosa, mentre che a Piazza Santa Rosa arriva a Rotolo, con la macchina, non so se c'era qualcun altro sopra la macchina, arriva a Rotolo e incontra Angelo Beamonte là. Si incontra con Angelo Beamonte. Nel frattempo noi ci eravamo uccisi da uno, noi. Sarebbe quello che abbiamo ucciso, poi ce n'è arrestato. Mentre che eravamo là, nel frattempo questo Rotolo ci ha dato Angelo Beamonte tutto a posto, là. Cioè, ci ha detto qualche cosa, parlavano, no? Ci ha detto qualche cosa tutto a posto. Però è arrivato là tutto a posto e se n'è andato. Se ci vai a cambiare e via, no? E noi eravamo là, allora risponde Angelo Beamonte, dice, voi pensate per quello. Dice, va bene. E stiamo andati via, poi la cugina l'hai vista, c'è quello che ci ha fatto, dice, un omicidio, di mattina. Poi ho stato puto che era un dottore. E la cugina mi ha detto che era un dottore. Se per questo mia cugina mi ha detto che era un dottore, e poi cioè, non lo sapeva che era un uomo, no? Paolo, e poi ha saputo dell'altro su questo omicidio? Cioè, sapevo che c'era lui e poi se c'era qualcun altro, non lo sapevo, c'era qualcun altro non lo sapeva di preciso. I motivi per cui sarebbe stato commesso... L'hanno ucciso perché ci ha fatto prendere la perizia a Pippo Mecchese. Sarebbe il nipote di Filippo Mecchese. A perizia? Cioè, io dico a perizia, non lo so. Cioè, sì. Ci hanno trovato una strage, non so se era a Bellabato o a Bagheria. Cioè, io il paese preciso, una strage ho detto io, no? Di 5 persone hanno ammazzato. E ci importavano, cioè, allora questo dottore ci ha fatto prendere in pronta vegetale. Quando ci ha fatto prendere questo impronto vegetale, e allora l'hanno ucciso, perché non voleva Filippo Mecchita ci faceva prendere questo impronto vegetale. Non so qua, c'è così, mi ha detto mio cugino, capito? Questo e sono andato in tempista, me l'ha detto, perché era con me allo Ciardone, legato. Quando me l'ha detto. Vabbè, mi pare che insomma la situazione si sia stabilizzata su queste due posizioni, l'autoistruttore non mi pare che possa... Mi riservo di presentare altre prove della mia innocenza e della sua fasullità. Va bene, dottore, lei sa che... Durante il mio interrogatorio, se lei ritiene opportuno interrogare. Certo, come no, noi le facciamo confermare quello che ha detto e se vuole aggiungere qualche cosa potrà sempre aggiungere.